Sindaca, benvenuti tutti. Perché il mio italiano non è perfetto, oggi io preferisco parlare inglese, la prossima volta inglese italiano e la prossima volta solo italiano, va bene? Grazie, grazie. C'è anche il dialetto comunque, quello passato. Va bene. Sì. So, I'm not here by accident. Non sono qui per una coincidenza, per un caso. I'm not in football by accident. Non sono neanche nel mondo del calcio per una casualità. And especially I'm not in Sant'Arcangelo by accident. E special modo non sono a Sant'Arcangelo per una casualità. It took me 1 year. Ci è voluto un anno. To scan football clubs in Italia. Per sondare e capire i football club, le società sportive calcistiche in Italia. From Trieste. Da Trieste a Cagliari. Tutta Italia. Ho studiato tutta l'Italia. As an owner of a professional football club in Serie A in Croatia, Osijek, and the president of the same. In qualità di presidente e proprietario di una società sportiva calcistica di Serie A in Croazia. As a person who lives between Dubai and Central Europe. E anche come presidente che vive a cavallo fra Dubai e l'Europa centrale. I decided to go and to start looking for acquisition in Italy. Ho deciso di iniziare a trovare una mia posizione anche in Italia. Why Italy? E perché l'Italia? Because I think football in Italy is the closest to the football in South America. It has the most heart, it has the most soul, it has the deepest root within a people. Perché mi è venuta la convinzione che il football in Italia sia percepito e vissuto come, diciamo, sia la realtà più vicina a quella sudamericana, ossia una realtà fatta di cuore, di passione, vissuta in maniera completa. Deep roots within the society. E profondamente radicata nella società. There was no target in Serie C, B o A. Non avevo uno specifico obiettivo in serie C, B o A. But having experience with football in the regions that are hungry for good football. Ma avendo un'esperienza in zone, in aree che hanno, diciamo, un appetito, chiamiamolo, per un buon calcio. I was looking for a region. Stavo cercando una zona, una regione. That is looking for a quality football, che fosse interessata a un calcio di qualità, that is hungry for football and has the same at the same time has a huge football tradition. Quindi che avesse appunto questa aspirazione a un buon calcio e che avesse al contempo anche già una tradizione calcistica. I found Sant'Arcangelo. Ho quindi trovato Sant'Arcangelo. Amazing city. Una bellissima città. My favorite region in Italy, Romagna. La Romagna, peraltro, è la mia regione preferita in Italia. Club that is soon is going to be 100 years old. È una società sportiva che si appresta a festeggiare il centenario. Bigger than all of us. Più grande di tutti noi. Older, I think, than most of us. Quantomeno più di la maggior parte di noi. And decided to go deeper into Sant'Arcangelo and to scan Sant'Arcangelo deeply. E quindi mi sono deciso a interessarmi e a studiare più profonditamente la situazione di Sant'Arcangelo. After a month or two of scanning and checking the club and checking society around the club and everything, I decided to step in Sant'Arcangelo. Quindi dopo aver effettuato questo studio per un paio di mesi, ho deciso di arrivare a Sant'Arcangelo. And copy-paste situation that I did in Croatia, in Osijek. Sorry. And copy-paste. Ah, sorry. Yeah. E quindi riprodurre una situazione che avevo già creato. In Osijek. In Austria? Osijek, enorme. Ah, in Osijek, sorry, mio club in Croazia. Situation is quite similar. La situazione è abbastanza, è analoga. In 2016. Nel 2016.
I bought with my partners and became a president of Osijek Football Club. Sono diventato titolare, ho acquistato e sono diventato presidente del mio football club in Croazia. At that time Osijek was last at the league table, three years in a row. E in quel momento esattamente erano tre anni di fila che quel club era all'ultimo posto, diciamo, nella classifica. But has a value that I can recognize in Sant'Arcangelo as well. Ma aveva delle potenzialità che io ho riconosciuto anche nel Sant'Arcangelo. It has a great pool, huge pool that gravitates in terms of youth and youth academy that gravitates towards Osijek, just like there's a huge pool that gravitates to Sant'Arcangelo. Ho individuato in questa realtà un importante polo di attrazione attorno al quale gravitano molte cose, molta gioventù, molta energia. We created, actually we got and we created, we upgraded the football player factory of Osijek. Noi abbiamo in realtà proprio creato un vivaio, una fabbrica di giocatori, una vera e propria fabbrica di giocatori nell'Osijek. Just one data, in all UEFA competitions last year, Football Club Osijek has 32 players from its youth academy, which is a champion in Europe. Nella UEFA, la nostra fabbrica, diciamo, ha prodotto 32 giocatori che giocano in UEFA, quindi è una cosa. Giocatori di Osijek Academy. Fanno parte della rosa dell'Osijek. Sì. Che fanno parte, scusi, della rosa dell'Osijek. That is something that I would like to create here. E questo è qualcosa, è quello che io vorrei creare qui. How can we make it here? Come possiamo farlo? Investing. Investendo. First of all in infrastructure. Prima di tutto nelle infrastrutture. In Osijek at the moment we are making the nicest football camp in that part of the Europe. In Osijek adesso stiamo facendo la migliore struttura in quella parte d'Europa. Lavori in corso. Sì, insomma. So 9 new football pitches. Sì. 9 nuovi campi da calcio. 2 stadiums. 2 stadi. Same, we want to copy paste here. The infrastructure situation in Italy is not good, in football in general. La stessa situazione la vogliamo riprodurre qui. La situazione in Italia nelle infrastrutture sportive di calcio non è esattamente ideale. So our first step will be to go towards infrastructure. Quindi il nostro primo passo, il nostro primo obiettivo sarà quello di muoverci verso nella direzione delle infrastrutture. New camp. Nuovi campi. Con new football pitches. Nuovi proprio strutture. Nuovi centri sportivi. That will attract new kids, new giovani giocatori. Per attrarre più giovani, nuovi ragazzi, nuovi giocatori. That's the first step if we want to create fabbrica dei giocatori. La prima fabbrica dei giocatori in Romagna, Sant'Arcangelo. Questo è il primissimo passo indispensabile per poter creare appunto una fabbrica di giocatori, la prima fabbrica di giocatori a Sant'Arcangelo. But that is not enough. Ma non basta. Just like we earned in Osijek and we learned in Osijek, that is not enough. We need to popularize the club as much as we can through the club's results. Questo ovviamente non è sufficiente. Abbiamo bisogno di rendere più popolare il club, di far avvicinare più persone possibile, e questo si fa attraverso i risultati. That's what we've been working even before I officially took over the club, bringing a new coach. Allora, questo è un discorso su cui ho iniziato a lavorare ancora prima di effettivamente entrare nel club, in questo club, e quindi con un nuovo allenatore. Bringing additional players that could improve the quality of the game. Far entrare nuovi giocatori che possano migliorare la qualità del gioco. And openly attacking position for playoff even this year. Quindi avere anche una posizione di attacco per playoff di quest'anno. So this year we want to be in position to fight for Serie B in Sant'Arcangelo. Quindi quest'anno ho intenzione di mettere in opera l'attacco verso la Serie B a Sant'Arcangelo. Because
If we put the football academy and the infrastructural investments without the sport result of the prima squadra, it's not making success story. Perché se si lavora sulle infrastrutture e non si lavora sul successo della prima squadra, non si ottengono dei risultati. Just like I said, when taking over Osijek, it's going to remain Croatian club. That's like Sant'Arcangelo is going to remain Italian club. It's going to stay in Sant'Arcangelo and it's going to be hopefully one of the biggest clubs in Romagna. Esattamente come io, il mio approccio che ho avuto con Osijek è stato: questa deve rimanere una squadra croata. Lo stesso discorso lo applico a Sant'Arcangelo: deve rimanere un club di Sant'Arcangelo, una squadra della Romagna. I'm quite serious in terms of investments. I'm quite serious and hungry for a sport result as well. Allora, io sono molto serio quando si tratta di investimenti, ma sono anche molto serio quando si tratta di sport e di risultati sportivi. I didn't buy a club for myself. Non ho comperato una società sportiva per me stesso, giusto per il gusto di. I bought it for all the supporters, fans and people in Sant'Arcangelo. L'ho acquistata per tutti i fan, per tutti i sostenitori che ci sono qui a Sant'Arcangelo. And all of Romagna. E in tutta la Romagna. Because the club will overcome all of us. Perché il club è una cosa che rimarrà anche dopo ciascuno di noi. This club survived World War II. Questo club è sopravvissuto, ha superato la Seconda Guerra Mondiale. I just want to be a small, small, small dot in this club's history, who came when the club was weak and who made it big again. Io vorrei essere anche semplicemente un punto, un segno di punteggiatura nella lunga storia di questo club. È un punto che è arrivato in un momento di difficoltà e che però l'ha aiutato a risollevarsi e andare avanti. I'm not here because of some money making. Non sono qui per un investimento da cui trarre guadagno economico. I'm here for result making. Sono qui per ottenere dei risultati. And for proudness making. E per generare un qualcosa di cui essere orgogliosi. Proudness of all of us. Orgoglio per tutti noi. Who loves this club? Per tutti noi e per tutti coloro che specialmente amano questa società. It's easy to judge my intentions based on what I did in Osijek. Si può facilmente giudicare le mie intenzioni da quello che io ho fatto precedentemente con la mia società sportiva. And I will repeat what will make me happy in Sant'Arcangelo is the same thing that made me happy in Osijek. Vi dico, la stessa cosa che mi ha reso felice in Osijek qui in Sant'Arcangelo. I want to see all the kids in Sant'Arcangelo playing football in Sant'Arcangelo jerseys, football jerseys, not Juve, Milan o Inter. Voglio vedere i bambini di Sant'Arcangelo giocare felicemente nel Sant'Arcangelo, con le maglie del Sant'Arcangelo e non con le magliette della Juventus o con le altre squadre, insomma. I want Sant'Arcangelo football games and results to be the main topic in a city's cafes and restaurants. Mi piacerebbe che il Sant'Arcangelo calcio diventasse l'argomento di conversazione principale nei luoghi di ritrovo, nei bar, nei caffè a Sant'Arcangelo. And very soon I want the first impression of Sant'Arcangelo to be Sant'Arcangelo Football Club. E spero che molto presto la prima cosa che verrà in mente quando si menziona Sant'Arcangelo sia il Sant'Arcangelo calcio. I'm completely and fully devoted to a sport result as well. Sono anche completamente sono completamente dedicato agli risultati sportivi. Because with the investments in infrastructure and youth academy, that's the only drive to make the Sant'Arcangelo Football Club popular all over Italy. Perché ribadisco che lavorando sulle infrastrutture e sul lavoro giovanile, sul vivaio giovanile, è l'unico modo di avere un risultato che faccia parlare in Italia di Sant'Arcangelo. Very soon I see Sant'Arcangelo in Serie B. Vedo molto presto un Sant'Arcangelo in Serie B. And once in Serie B,
Who can stop us dreaming of Serie A? E una volta che avremo raggiunto la Serie B, chi ci può fermare dall'arrivare in Serie A? I've been through this process. Ho già attraversato un processo di questo genere. I know how to do it. E so come farlo, so come. And without all of you and all of your happiness and all of you participating in this, it will make no sense. Ma dico già che non ha senso fare tutto questo senza il vostro sostegno, il sostegno di tutti voi e senza la vostra partecipazione e il vostro entusiasmo. Thank you everybody for your kind hostness here in Sant'Arcangelo. I feel like home. Grazie a tutti per la vostra grande ospitalità e mi sento proprio a casa. And I'm inviting all of you to support our club on our way to Serie B. Hope Serie B, maybe this season, but for sure next season. E vi invito a sostenerci, a partecipare quindi al percorso, a questo percorso verso la Serie B, se già da quest'anno e magari forse l'anno prossimo. Però... Grazie a tutti. Ok? Domande? Sì, non pensavo di adesso fanno qualche domanda. Sì. Ok. Ask it, you should ask if there's some questions. Allora, Rudy, facciamo qualche minuto di silenzio perché giustamente i giornalisti, la stampa ha bisogno di completare il proprio lavoro. Grazie. Fai te, Francesco? Gestisci te. Rimini TV, Beppe Lindino. Buongiorno, ben trovato a Sant'Arcangelo. Io prendo spunto dalle parole della sindaca di Parma, la quale ha detto che finalmente abbiamo l'opportunità di avere le virgolette, non so se di avere le virgolette per capire un po' qual è in generale quelli che sono i suoi interessi tra Rimini e Sant'Arcangelo, che parliamoci chiaro, a Rimini in questo periodo si parla tanto di una collaborazione tra Sant'Arcangelo e Rimini, una fusione, ci sono delle verità in questo oppure sono notizie campate in aria? Ok. Capito. So I think that the thing is clear. We are sitting in Sant'Arcangelo. Mi sembra che la situazione sia evidente. Siamo qui a Sant'Arcangelo. I bought Sant'Arcangelo. Io ho acquistato il Sant'Arcangelo. And my interests are connected with Sant'Arcangelo. E i miei interessi sono collegati a Sant'Arcangelo. When we talk about youth development. Quando si parla di nuovi sviluppi è fabbrica dei giocatori Romagna. È la fabbrica dei giocatori di Romagna. It's going to be natural for the club that has the biggest training pitches, facilities and everything, and that is going to be Sant'Arcangelo. Diventa facile parlare della realtà che avrà i campi e le servizi, le infrastrutture più grandi e questa diventerà Sant'Arcangelo. To attract potential kids, potential young players from all over region of Romagna. Diventerà naturale che questa realtà attragga tutti o maggior parte dei ragazzi, dei giovani talenti da tutta la regione Romagna. In that respect we can talk about fusions with some other football academies. In questo senso possiamo parlare di fusione con collaborazione più che altro. Scusa, con altre società sportive. Settori giovanili. But when we talk about fusions, there's no fusion going on. Non ci sono fusioni, diciamo, non ci sono in atto. As I said, I scanned many clubs in Italy. E come ho già detto, ho sondato molte società sportive in Italia. But I decided to go with Sant'Arcangelo. Ma ho scelto Sant'Arcangelo. Now
all the rest clubs in Italy, from Juve to the last club in Serie D, are our sport competitors. Da questo momento tutti gli altri, le altre squadre, tutte le altre società sportive diventano, dalla Juventus a tutte le altre squadre, diventano dei nostri avversari. So I think I said everything about this. Quindi credo di aver esaurito, di aver detto tutto in questo senso. Thank you. Grazie. Il virgolettato c'è. Cioè, sì, sicuramente ne abbiamo preso atto, sì. Perché si è parlato tanto, no? Di rimini, ma non noi. Parole. Il resto del cartino. Volevo chiedere se ha fatto i conti con il fatto che ci ha raccontato delle tante similitudini della squadra croata con il Sant'Arcangelo. E il pubblico, penso che sia una grande differenza, Sant'Arcangelo non ha un grande seguito. Come pensa di convincere le persone a venire allo stadio? È un punto fondamentale quello di avere un grande seguito. Comparison between your football team in Croatia and here, but the people following your club in Croatia are far more than the ones here. Okay. How do you think to attract people? How do I think to attract people? I'll tell you something. Once I bought Osijek football, my Croatian football club. Dirò, una volta che ho acquistato la mia squadra in Croazia, there was 400 people on the football games. C'erano circa 400 persone alle partite. We ended up this year with some of the games with 16,000 people, which is maximum capacity of the stadium. Abbiamo finito la stagione con siamo arrivati a 60,000 persone, sì. Che sedicimila persone, che è la capacità massima. Sport result is the thing that brings people to stadium. Sport result and sport successes. Sono i risultati sportivi e i successi sportivi che attraggono le persone, che il pubblico. I think that we will have full stadium in Sant'Arcangelo if we fight in playoff for Serie B. Sorry. If we fight for Serie B, se noi ci impegniamo seriamente a perseguire il risultato della Serie B, avremo uno stadio pieno a Sant'Arcangelo. So only sport result is something that brings people to stadium. L'unica plus the stadium commodity, which we cannot talk about at this moment, but in future for sure yes. L'unica cosa quindi che attrarrà sono i successi sportivi, ma diciamo la struttura stessa poi è una cosa di cui parleremo ulteriormente. And just to tell you how serious I am about sport objectives here in Sant'Arcangelo. Giusto per dire quanto seriamente parlo di progetti sportivi qui a Sant'Arcangelo. I have another club in Croatia, which is called Osijek B. Ho anche un'altra società sportiva che si chiama Osijek B, which plays Serie C in Croatia. Che gioca nella Serie C croata. And they're in top of the league table, and they will enter Serie B in Croatia. E che sono prossimi a entrare, sono primi in classifica, sono prossimi a entrare in Serie B. So to help Sant'Arcangelo even this season. Quindi anche già per aiutare Sant'Arcangelo in questa stagione. I took the players from Osijek B. Ho preso dei giocatori dalla Osijek B, da questa squadra. Weakening them and giving them less chances to enter Croatian Serie B. Quindi ho indebolito la squadra, diciamo, dandogli anche meno possibilità di accedere a questa Serie B. Just to raise chances for Sant'Arcangelo sports success even this year. E questo l'ho fatto per iniziare già da quest'anno ad aumentare le possibilità di successo del Sant'Arcangelo Calcio. From my point of view, Sant'Arcangelo needs to be as much Italian as possible. Dal mio punto di vista, la squadra del Sant'Arcangelo deve restare italiana, il più italiana possibile. That's why we brought Italian coach. Quindi signor Cavazzini, who is I think the top coach in Serie C. Ecco perché abbiamo preso un allenatore italiano che è un top della Serie C. And Croatian players that we are sending here are just necessary, let's call it evil, because we didn't have time to develop and to find on the market proper Italian players. E diciamo i giocatori croati che ho in questo momento ho deciso di portare qui sono, diciamo, chiamiamolo il male necessario, il minor male che serviva per poter dare quella spinta adesso a Sant'Arcangelo già in questa stagione. So going back to lady's question, how to fill the stadium, sport result would fill the stadium itself.
Quindi, per ritornare alla sua domanda, saranno i risultati sportivi a riempire lo stadio? Thank you. Grazie. Ci ha detto che non è interessato a diventare anche il proprietario del Rimini, e invece a livello di strutture si è già mosso anche nel riminese per vedere se ci sono strutture adeguate. But talking about infrastructures, have you seen already something? Have you found already something? I've seen in the last year in Italy, I've seen many things, and I talked to many people. So to tell you one secret, at the very end of my thoughts, I was thinking about Pro Vercelli, Serie B, or Sant'Arcangelo, Serie C. So I talked to hundreds of people in Italy from Italian football, so I don't get the question properly. No, the infrastructure is said. Yeah. We've seen some infrastructural projects. We've seen some infrastructural projects, but I prefer to go greenfield. You know, I prefer to go greenfield because most of the infrastructure that you inherited by some acquisition of some football clubs or whatever, you know, are in such a bad shape that it's better to go from ground zero than to develop it. Sì, abbiamo visionato delle strutture, ne abbiamo viste molte, ma lavorare su delle strutture già esistenti spesso comporta dei problemi ulteriori, quindi preferisco lavorare da zero, diciamo ricominciare da capo, da zero. But it's too early for me because I haven't scanned the infrastructure properly. I haven't scanned our camp properly. So we have a team of people who is practicing that and who are professional in that. So soon they're going to come up with the ideas how we are starting to develop our football camp. Ma resta comunque un discorso un po' prematuro perché ancora non ho avuto il tempo di approfondire questo discorso delle infrastrutture. Ho una squadra di persone che si occupa specialmente di questo e sta per entrare in azione per guardare bene cosa c'è e come lavorare. Okay. Buongiorno, Alessandro Curioni, Corriere Romagna. Questo è lei sul sito dell'OSIEC. Cioè, questa è l'unica intervista, stata pubblicata sul sito il 29 dicembre, okay. In cui dice, io ho tradotto con Google Translate, però non credo che sia una traduzione errata, che ha organizzato una fusione con la squadra di calcio di Rimini, nella quale il settore giovanile resterà a Sant'Arcangelo e la prima squadra dovrebbe trasferirsi a Rimini. Allora io le chiedo, visto che lei ha parlato poco fa, dal 29 dicembre a oggi è cambiato qualcosa nel rapporto? He said that he read this interview, but using Google Translator that came out that you were falling in the you were into the fusion between Rimini, a football club, and that the main team would have been staying in Rimini and the youth sector would have gone to Sant'Arcangelo. That's interpretation for the Croats who don't get where the Sant'Arcangelo is, and for them Rimini, actually it's Regione Rimini, it's not Rimini, they know where the Provincia Rimini, they know how to put it on a map. Because if you say to average Croatian guy Sant'Arcangelo, they don't know where is it. If you say Rimini, Mare Adriatico, okay. So that's the popularization of the topic in Croatia, but it's got nothing to do with the effects here in Italy, you know, so. Listen, if I wanted to go for Rimini, if I wanted to go for Bologna, if I wanted to go to, then I would be sitting there and buying that club, you know? If I want to go to have Rimini, then I don't need Sant'Arcangelo, right? Ok, ho capito. Sì. Quello che mi interessava è, dal 29 dicembre a oggi, è cambiato qualcosa fra lei, Grassi, il Rimini, proprietà? Since this interview was dated 29th of December. No, it's an old interview, but that is just like a season, no interview season, so they posted it at the end of the year, you know, so. But honestly, there's no hidden jacks, you know. It's the fact is the following. Sant'Arcangelo is my project. Sant'Arcangelo is a professional club here in Regione Rimini, okay, only one. So I wanted to have a professional club. If I wanted to have amateur club, there are a bunch of amateur clubs in Italy, I will go for them. So Sant'Arcangelo is my choice.
Sant'Arcangelo, io ho scelto Sant'Arcangelo per quanto riguarda quello che ha detto, probabilmente si tratta anche di un equivoco dovuto al fatto che se in Croazia mediamente si chiede dove sia Sant'Arcangelo non ne hanno molta idea, se già si parla di Rimini sanno localizzarla e quindi fanno un po' un tutt'uno, ecco. Quindi questa è una intervista della stampa croata. Sì, però la parola fusione non c'è. Sì, no, ha detto dopo, crea. Se voleva un'altra società se avesse... andava a comprare quell'altra società. We're talking about professional football here. As long as I know, Rimini is amateur club. So I'm a professional in football, so I go for professional clubs. So if I need to make a fusion, you don't make a fusion. You buy clubs and you have two clubs, just like I have Osijek and Sant'Arcangelo. I didn't fuse Osijek and Sant'Arcangelo. These are separate entities, you know. Maybe tomorrow we will have another club in Italy, but it's going to be Sant'Arcangelo. It's going to stay Sant'Arcangelo, in Sant'Arcangelo, with the biggest fabbrica dei giocatori in Romagna, ok? Grazie. Maestro, scusi, un'ultima cosa le chiedo, ma i contatti con Rimini sono innegabili, ci sono stati, ci sono delle... You got in touch with the Rimini Football Club. I got in touch with many clubs in Italy, you know, I got in club with Provercelli as well, even more than Rimini, you know, so these are contacts, you know, and this is business, and this is my love, and this is my future, and this is our future, and this is our project. And this is going to be a success story. Good? All other clubs in Italy at the moment are our sport competitors. From Juve to, I don't know which one, to the last one. Okay? Thanks. No, io ho avuto contatti con moltissime società sportive e ho avuto più contatti addirittura con la Provercelli, visto che citava che non con Rimini, però ho deciso di venire a Sant'Arcangelo. Siamo qui a Sant'Arcangelo e nel momento in cui io lavoro con il Sant'Arcangelo, tutte le altre squadre, come dicevo, dalla Juventus giù via via fino all'ultima squadra, sono considerati nostri avversari. Sì. Sportivi. Sì. Francesco Barone, Corriere di Rimini. Ci racconta chi è Ivan Meštrović? Can you tell something about Ivan Meštrović? Yeah. So I consider myself young entrepreneur still, living between Dubai and Budapest at the moment and Croatia. Mi considero ancora un giovane imprenditore che vive tra Dubai e Budapest e la Croazia. Focusing my business interest and my hobby interest in football nowadays. Attualmente mi sto concentrando le mie attenzioni e il mio tempo sul football, sul calcio. Being in love with Italy for a long time. Sono innamorato da tanto tempo dell'Italia. Romagna especially. E special modo della Romagna. Especially because of the food. In particolar modo per il via del cibo. So focusing of development Sant'Arcangelo as a serious football club and positioning Sant'Arcangelo and football club in Italy is my main focus in the following years. Quindi negli anni a venire il mio principale focus, la mia concentrazione principale sarà quella sul far diventare il Sant'Arcangelo sempre più grande e sui suoi successi, insomma. Okay. Precisamente di che cosa si occupa? What's your business? Logistics and financials. Logistica e finanza. So there is a reason why many big companies are following my other football clubs, like Nike, like Converse, like Coca-Cola, being main sponsors. The same thing I want to create here. I want to put Sant'Arcangelo on the football map of Europe, big time. Certo. I cannot do it on a pitch. I cannot do it on a stadium. I'm very bad in football performance at the moment. But in managing it behind the scenes and all over the Europe, pushing for Sant'Arcangelo, yes, I can.
Cercherò, mi piacerà l'idea di essere il più possibile presente alle partite, però il grosso del lavoro che mi aspetta e che dovrò fare sarà un po' dietro le scene, e quindi se voglio fare quello che ho fatto con l'altra squadra, cioè attrarre l'attenzione anche di grandi sponsor, in Croazia si parla di Nike, di Coca-Cola, se voglio fare questo tipo di lavoro dovrò passare molto più tempo a lavorare, diciamo, fuori dal campo, ecco, la parte più dura per me sarà quella. Sì. Grazie. Okay. Grazie.